La scuola alberghiera di Lavagna passa ufficialmente al villaggio del ragazzo. Il comune ha ceduto tutte le quote. Incontro questa mattina tra l'ente diocesano e i commissari. Verso la piena attuazione del piano demaniale del comune di Lavagna, aperte e fruibili le spiagge per disabili e per gli animali, in via di assegnazione la spiaggia libera attrezzata. La società operaia cattolica Nostra Signora dell'Orto celebra quest'anno 135 anni di attività, celebrata in cattedrale la messa di ringraziamento per l'impegno durante le feste mariane di luglio. La vita della famiglia Negri, raccontata in un libro scritto da Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta, ritrovate 38 lettere dalle quali risaltano le figure di Olga e Gigetto, fratelli di Don Nando. La messa solenne in onore di Santa Cecilia sarà eseguita nella chiesa di Santa Maria di Nazareth. Oltre un centinaio di artisti, tra coro, orchestra e solisti, che si esibiranno domani sera a Sesto Levante. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Lo avete sentito dai titoli, la scuola alberghiera di Lavagna passa sotto la responsabilità del villaggio del ragazzo. Con una delibera che è stata pubblicata oggi, il comune ha formalizzato così il passaggio del 94,12% delle quote della società Lavagna Sviluppo all'opera diocesana. E questa mattina c'è stato un incontro tra i vertici del villaggio del ragazzo e i commissari del comune di Lavagna. Ci spiega tutto dal comune Andrea Capitani, che ha seguito l'incontro. A te, Andrea. Sì, buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. Prendiamo la linea dal comune di Lavagna, dove si è appena conclusa la riunione tra i vertici del villaggio del ragazzo e i commissari del comune di Lavagna. Siamo con Giovanna Tiscornia, amministratore delegato anche per i prossimi 3 anni del villaggio del ragazzo. Confermata dunque il passaggio, il comune ha ceduto al socio di minoranza, che era il villaggio del ragazzo, il 94% della Lavagna Servizi, che è la società che gestisce proprio la scuola, è Lavagna Sviluppo che gestisce proprio la scuola alberghiera. Cosa inizia oggi? Ma di fatto, più che iniziare, è una prosecuzione delle attività che il villaggio del ragazzo ha portato avanti in questi anni alla scuola alberghiera. L'impegno del villaggio del ragazzo prima di tutto è quello di mantenere la scuola alberghiera nel comune di Lavagna, di farla continuare ad essere sempre più a servizio del territorio. Parliamo dei ragazzi, ma parliamo anche degli esercizi. C'è da dire che Lavagna Sviluppo è una eccellenza e i ragazzi che frequentano Lavagna Sviluppo sono citati sempre più come modelli di formazione. Di conseguenza l'impegno del villaggio è proprio quello di proseguire questo, di confermare ovviamente tutti i dipendenti. Non cambierà nulla se non quello di potenziare quanto già si sta facendo. Resterà una entità a sé pur rientrando nell'offerta del villaggio del ragazzo? Assolutamente sì, Lavagna Sviluppo manterrà le sue peculiarità come realtà a sé, anche se sarà gestita ancora da un amministratore unico e tutto fa presumere che sia Nicola Visconti, come già negli anni scorsi. Ha il tavolo dei commissari Gianfranco Parente e Marco Serra, i due commissari oggi non era presente Paolo D'Attilio, a cui chiediamo, il comune resta titolare dell'immobile dove trova la scuola alberghiera, questo verrà confermato da titolare. Sarà sede della scuola alberghiera, quali passaggi successivi per formalizzare il passaggio? Diciamo che questo aspetto di... Siamo con Marco Serra, uno dei due commissari presenti. Diciamo che questo aspetto di far sì che da parte del villaggio del ragazzo ci sia l'impegno a conservare la sede della scuola qui presso il comune di Lavagna era uno degli aspetti più importanti che abbiamo sottolineato, peraltro il villaggio del ragazzo si è impegnata in questo senso. La struttura è nostra, quindi da parte nostra, al di là adesso di ripercorrere le vicende che hanno portato poi alla cessione della quota, però da parte del Comune, essendo la struttura di proprietà dell'ente, c'è l'impegno a far sì che la struttura sia efficiente e possa espletare le finalità istituzionali proprio dell'ente. Al Comune arriveranno 40.000 euro, poco più di 40.000 euro, più le spese di perizia. Non è tanto l'introito il principale scopo di questa operazione, ma comunque garantire un futuro, un potenziamento a questa importante realtà cittadina. Certo, non erano le somme che andremo a introitare che risolveranno i problemi dell'ente, era proprio
nell'ottica di garantire uno sviluppo futuro all'ente che in questo momento storico il Comune non era in grado di assicurare, semplicemente per questo motivo. Grazie, buon lavoro e se non sono domande dalla Vagna. Grazie Andrea, continueremo a parlarne nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Restiamo a Lavagna, sta trovando progressivamente piena applicazione il nuovo piano urbano demaniale del Comune. Con l'apertura per la spiaggia per animali e quella accessibile alle persone disabili si va a completare l'offerta a disposizione di turisti e bagnanti. Uno degli ultimi tasselli sarà l'affidamento della spiaggia libera attrezzata. Facciamo il punto. Sta trovando applicazione il nuovo piano demaniale della costa per il Comune di Lavagna. Tante cose sono state fatte, altre devono essere ancora fatte. Facciamo il bilancio. Sì, allora, è stato approvato il piano, abbiamo ricevuto una proposta da parte della Regione e siamo partiti con i lavori. È stata istituita la Bow Beach, che tra l'altro ha trovato un riscontro molto favorevole da parte degli utenti. E, è stata finalmente attrezzata la spiaggia per i disabili, adesso è già stata installata la passatoia, è stata prevista la doccia, la sedia, e, mancano solamente i lettini che verranno a breve consegnati da parte del fornitore e soprattutto in via di conclusione il bando per l'assegnazione della spiaggia libera attrezzata che verrà prevista tra il pennello 2 e il pennello 3, per cui ormai il PUD nella parte relativa alle licenze che non sono ancora scadute, insomma, sta trovando piena attuazione. Particolare attenzione anche al salvataggio, ci sarà la presenza di diversi bagnini sulla costa per garantire la sicurezza. Sì, è prevista praticamente la presenza dei bagnini per garantire la sicurezza e soprattutto fra breve verranno installate anche le casette per l'acqua. È prevista una a Piazza Milano, l'altra a Cavi Arenelle ed è prevista una terza, insomma, che deve essere collocata. Per cui stiamo cercando di fornire tutti quanti i servizi per rendere piacevole e gradevole la vacanza di coloro che sceglieranno Lavagna come sede turistica. Il litorale di Lavagna è uno dei beni preziosi della comunità che comunque garantisce anche il futuro di questa città. Certo, allora noi stiamo cercando con la nostra attività di incentivare il richiamo turistico di Lavagna, proprio perché vogliamo valorizzare quelle che sono le ricchezze territoriali. Meteo, andiamo sul sito dell'ARPAL, allerta gialla per temporali su tutta la Liguria, il provvedimento è stato emesso questa mattina dalla Protezione Civile Regionale. Per il bacino C del Levante Ligure e per il settore E della Val d'Aveto sarà in vigore dalle 3 di questa notte sino alle 15 di domani, mercoledì 11 luglio. Sono coinvolti i bacini piccoli e medi, esclusi invece quelli grandi. Per la cronaca, traffico bloccato questa mattina in autostrada a causa di un incidente tra un furgone e un camion sulla corsia di sorpasso. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in A12 tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. Lo scontro è avvenuto all'interno della Galleria Maggio. L'incidente ha causato fino a 7 km di coda e l'iniziale chiusura del tratto dell'autostrada. Dopo le 9 la circolazione ha incominciato a tornare alla normalità. Sul posto questa mattina i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Siamo all'informazione religiosa, veniamo sul nostro territorio. Le feste mariane a Chiavari si sono chiuse con la messa di ringraziamento per la società operaia cattolica Nostra Signora dell'Orto. La celebrazione è stata presieduta da Don Mario Stigoni. Soci e volontari del gruppo si sono ritrovati dopo l'impegno profuso nell'organizzazione degli appuntamenti mariani e della tradizionale pesca di beneficenza. Il servizio. Una fede che vada oltre i gesti esteriori ma guardi ai contenuti, alla preghiera, alla riflessione interiore, a vivere il Vangelo nella quotidianità. In questi giorni di festa il Vescovo ha tracciato la strada da seguire per un rinnovamento urgente della vita ecclesiastica e cittadina. Il desiderio, muovendo dai frutti dell'Assemblea Sinodale di giugno, è quello di uno slancio di fede che nasca da un cuore che aspira al cambiamento. Parole sottolineate domenica in occasione della messa di ringraziamento per la società operaia cattolica dall'assistente spirituale Don Mario Stigoni. Le feste non devono essere solo coreografia, ha spiegato, il valore delle celebrazioni è nei contenuti, pregare ad esempio o confessarsi. In questi giorni un prezioso aiuto che nasce dalla fede, dal legame con la Chiesa chiavarese e dal rispetto delle tradizioni è arrivato come sempre dalla società operaia cattolica Nostra Signora dell'Orto. Questo era per il ringraziamento per tutte le festività patronali che si sono svolte.
tra le quali vorrei ricordare la processione che, come al solito, è stata seguita con fede da una moltitudine di persone. La processione di Chiavari è di esempio per tante altre processioni. La Società Operaia Cattolica quest'anno festeggia 135 anni di vita. A fine settembre, in particolare, saranno organizzati alcuni eventi. Ora è presto per i dettagli, il direttivo pensa tuttavia di celebrare l'anniversario con una messa in cattedrale e un pranzo offerto ai soci. Il gruppo, intanto, è alla ricerca di volontari. La pesca di beneficenza di quest'anno, per esempio, ha visto l'impegno appassionato di sole 3-4 persone. Vorrei ringraziare tutte le aziende e i commercianti che ci hanno fatto pervenire oggetti idonei a tale scopo. Il risultato finale di questa pesca di beneficenza è stato buono, anzi superiore agli anni scorsi. Non solo Don Nando, Olga e Gigetto Negri è il titolo del libro scritto a quattro mani da Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta e presentato a Chiavari in occasione del 12° anno dall'addio del fondatore del villaggio. Un'occasione per scoprire un lato sconosciuto ma intenso di vita e di fede della famiglia Negri. Le interviste. Tutto inizia aprendo un vecchio baule, ne vengono fuori ricordi di famiglia, foto, soprattutto lettere. L'inchiostro sbiadito, la carta ingiallita dal tempo, raccontano la vita di casa della famiglia Negri. E a poco ai due periti, incaricati di raccogliere materiale su Don Nando, utile alla causa di beatificazione, viene spontanea la sorpresa che in fondo non c'è solo Don Nando, ma anche Olga e Gigetto Negri, i due fratelli forse meno conosciuti, eppure non meno importanti per statura morale e spirituale. C'era una sensibilità umana, una affinità religiosa cristiana tra Gigetto, che allora aveva nemmeno 30 anni, e il fratello e la sorella e la mamma del tutto particolari. Da lì ci siamo incuriositi e abbiamo scoperto davvero una ricchezza di spiritualità e una ricchezza di valori umani straordinari. Così nasce l'avventura di Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta, ultimata con la pubblicazione del volume Non solo Don Nando, Olga e Gigetto Negri, presentato in occasione del 12° anniversario della scomparsa del sacerdote. Si pensava che la santità è di non solo di Don Nando naturalmente in primis, ma anche di questi due fratelli che hanno vissuto per un servizio al villaggio del ragazzo, per tutto il bene appunto che è stato dato a molte generazioni al villaggio del ragazzo per il lavoro. Alla presentazione del libro c'erano anche molte persone che hanno conosciuto da vicino i fratelli Negri, come la signora Giovanna Mencarelli di Roma, che li conobbe nel 1950 quando i suoi nonni si trasferirono a Chiavari. Avevano questa gentilezza d'animo con tutte le persone, a me sembravano miei coetanei, invece erano coetanei dei miei genitori, quindi delle persone che avevano questa capacità di adeguarsi a qualsiasi persona e a qualsiasi età. Cambiamo tema, grande appuntamento musicale domani sera nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Alle 21:15 sarà eseguita la messa solenne in onore di Santa Cecilia, composizione del francese Charles Gounod. Un centinaio gli artisti coinvolti, dall'orchestra ai solisti, ai cori delle quattro parrocchie cittadine. Dirigerà la Gounod Chorus Orchestra il maestro Paolo Sperandio. Sentiamo. Un concerto imponente anche dal punto di vista dei numeri che lo realizzeranno. Sì, infatti ci sono coinvolti circa 100 soggetti, una cinquantina di coristi e solisti, tre solisti, soprano, tenore e basso, e una cinquantina di orchestrali. L'orchestra è composta sia da professori del Carlo Felice, sia da neodiplomati, sia da allievi, non soltanto di Genova ma anche del nostro comprensorio e anche fuori regione. Quindi abbiamo voluto mettere insieme tante, diciamo, professionalità, varie competenze e anche diverse età. Qual è la caratteristica particolare di questo concerto? Beh, soprattutto, diciamo, l'armonia delle persone che lo hanno costruito. Infatti io, con la mia esperienza di organista, ho frequentato sostanzialmente tutti i cori di Sestri Levante, il coro Segesta, e ho proposto a ciascuno di questi cori con cui ho collaborato di realizzare insieme questo progetto. Ho avuto delle grandissime adesioni, un gruppo veramente molto affiatato, e questo dà una grande soddisfazione, al di là dell'aspetto puramente culturale e artistico. Che momento è questo anche dal punto di vista della fede, non solo artistico?
si inserisce prima di tutto nella proposta religiosa e culturale che la parrocchia fa per tutta l'estate, che in qualche modo è da riconoscere come uno degli enti più importanti della città, che hanno una proposta culturale per l'estate. Il concerto della messa solenne di Gounod ha radunato i cori delle varie parrocchie e i cori che non, comunque presenti in città, che non però nascono da un'ispirazione religiosa, li ha uniti insieme per un unico progetto. Ecco, la cosa che mi colpisce maggiormente è proprio questa, la concordia, l'armonia che si è creata tra tante persone per dare vita a questo evento. L'appuntamento, dunque, lo ricordiamo, domani sera alle 21.15, mentre il gruppo artistico teatrale di Moneglia porterà in scena questa sera Lisistrata, Donne per la Pace. La pièce è tratta liberamente da Aristofane e da un trapezio per Lisistrata di Garinei e Giovannini. L'appuntamento alle 21.15 all'Hotel Residence Moneglia. L'ingresso è libero, eventuali offerte saranno destinate all'ospedale Mama Ashu di Chiacas, in Perù. Ora la linea alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le altre notizie. Prima pagina di Avvenire, richiamo dal Colle. Mattarella a Salvini, necessari toni più moderati. Muovere intanto sui migranti, salvare e rispettare i patti. 30 minuti di colloquio al Quirinale, il ministro concorda con il presidente. L'Europa prepara una nuova bozza, giovedì il vertice. La grotta libera 8 ragazzi, ne restano 5 in Thailandia, corsa contro il tempo per salvare gli altri ragazzi ancora intrappolati nelle grotte. Poi ecoreati, boom, 4 ogni ora ma più arrestati, il rapporto lo ritroviamo nelle pagine interne, crimini ambientali, un'Italia a due facce, più reati, più arresti, il rapporto ecomafia, cresce il business, il fatturato ha superato i 14 miliardi, la gestione dell'immondizia è centrale nella strategia delle cosche, il caso dei roghi agli impianti. Passiamo al secolo XIX, Salvini pronto il piano per blindare le frontiere, il governo è unito, il ministro incontra Mattarella, abbasserò i toni. A Genova intanto il centrodestra litiga sull'uso dei migranti nell'aiuto agli anziani. Lega sui fondi spariti in campo Banca Italia, ispettorati al fianco dei PM e poi in foto vediamo contro l'abbandono dei cani, i Liguri ci mettono la faccia. Passiamo al Levante, un'app ci aiuterà a togliere la plastica e mozziconi dalle spiagge. A Rapallo un progetto ambiente, i residui di sigaretta sono il 40% del totale dei rifiuti, Comune e Coop il rastrello alleate per una città più pulita. E poi a Sesto Levante percorsi colorati nel centro storico per curiosità, arte e bambini, sono stati presentati degli itinerari a tema. E a Moneglia invece mare senza barriere, Moneglia inaugura la spiaggia per tutti al centro del borgo, in foto la presentazione della prima spiaggia no barriere di Moneglia. C'è un aggiornamento di cronaca, i carabinieri di Sesto Levante hanno arrestato due stranieri di 34 e 41 anni per detenzione e spaccio di droga, entrambi sono residenti a Carrara con precedenti. Arrestato anche per essere evaso dai domiciliari un italiano di 56 anni residente a Lavagna, a sua volta con precedenti. Il fatto è avvenuto domenica a Lavagna, i due stranieri sono stati fermati a bordo di una vettura mentre erano intenti a cedere 20 grammi di cocaina all'italiano, il quale, violando le prescrizioni, si era allontanato dalla propria casa. Concludiamo con una notizia di sport, amicizia e solidarietà. 80 atleti in campo, 27 partite disputate, 15 squadre iscritte per tre categorie, juniores, seniores e ragazze. Sono i numeri della quinta edizione del torneo Polverone che si è disputato dal 5 all'8 luglio nel campetto di Rovereto a Chiavari. Come sempre è stata grande la partecipazione di pubblico e l'impegno degli abitanti delle frazioni di Sant'Andrea e San Pietro. La squadra juniores, composta da 13 ragazzi nati tra il 2005 e il 2007, si è classificata al secondo posto della fase locale della Junior Team Cup, il calcio negli oratori. A chiudere l'edizione 2018 del torneo, domenica sera, le premiazioni e la cena condivisa sul sagrato della chiesa di Sant'Andrea, alla presenza del parroco Don Stefano Mazzini. Avete visto anche le foto dell'edizione del torneo Polverone di quest'anno. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo alle 19.15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.